Nuovo turno di screening che parte oggi anche per le scuole superiori della città dopo le scuole medie la scorsa settimana con oltre 1500 tamponi rapidi effettuati e 26 casi positivi riscontrati. Partono oggi quindi test riservati alle scuole superiori. I primi studenti degli istituti secondari interessati quindi da questo nuovo turno di screening saranno quelli del Mamiani e del Bramante, ma anche quelli del Cecchi e del Mengaroni insieme alla nuova scuola. Io sono sempre stata favorevole a questo discorso dello screening e quindi sono ben contenta che si possa fare. Certo, l'interruzione adesso della vaccinazione ci ha così creato magari qualche perplessità in più, però almeno avere la certezza che eventuali situazioni di positività possano essere messe subito al riparo da altri contagi, credo che sia una strada che ho visto anche dal governo centrale, viene indicata come una possibile in attesa che anche i nostri ragazzi possano essere vaccinati come l'unica strada per poter appunto preservare un po' la diffusione di questo virus. L'adesione è stata ottimale, parliamo di 29 classi coinvolte questa mattina, quindi circa 600-650 studenti e l'affluenza è stata sicuramente intorno al 70%, quindi superiore a quella delle altre occasioni in cui è stato fatto lo screening. Quindi assolutamente grati per questa iniziativa e anche per il risultato, perché a fronte di un gran numero di studenti che hanno partecipato abbiamo avuto soltanto un caso sospetto di cui appunto sapremo con certezza i risultati nel giro di un paio di giorni, ma il resto è tutto negativo, che significa e conferma che la scuola non è un luogo di contagio. Quindi il problema eventualmente sono appunto le altre occasioni di socialità per i ragazzi, ma non certo la scuola. I ragazzi hanno risposto positivamente, le proprie famiglie, ringrazio i dirigenti scolastici perché c'è stata grande sensibilità, grande attenzione. Riconoscono che è uno strumento necessario per restare in classe in sicurezza, per evitare i contagi, ma lo dicono anche gli stessi sanitari che sono coinvolti qua in questo screening. Sono sanitari che hanno smontato la notte, il mattino sono qua, quindi dopo ore e ore in ospedale ritengono che questo strumento che ha attivato l'amministrazione comunale sia uno strumento necessario per continuare l'anno in sicurezza, per finirlo, ma anche per limitare i contagi. Ci stanno dicendo che ci sono ancora purtroppo tante persone in terapia intensiva e quindi noi vogliamo evitare che si arrivi in quel momento lì. Ricordiamo quindi poi che per questo screening delle superiori è stata prevista una misura aggiuntiva, ovvero dopo il test rapido, in eventuali casi di positività riscontrati appunto dal tampone rapido, subito quello molecolare. Esatto, quindi nel caso in cui il ragazzo risulta positivo al test rapido, premesso che non verrà fatto solamente una volta il test rapido, ma lo stesso ragazzo gli verrà fatto almeno 3 volte il test rapido, nel caso in cui è positivo gli verrà subito fatto il test molecolare. Abbiamo un kit disponibile, in automatico manderemo il risultato al laboratorio di analisi che nell'arco di 24 ore ci darà il risultato del test. Questo serve per evitare magari periodi di quarantene non necessarie, perché l'obiettivo, ripeto, è quello di tenere i ragazzi a scuola in sicurezza. È un evento di notevole importanza che può comportare la sicurezza e portare la sicurezza nelle nostre scuole. Stiamo facendo uno screening che sarà molto utile e penso che, anche se leggermente costoso, magari possa anche far risparmiare dal punto di vista della salute dei ragazzi e dei pazienti che si ricoverano costantemente tutti i giorni in rianimazione. I numeri, i dati di questa mattina cosa raccontano? Ma per il momento abbiamo trovato 2 possibili positivi ai quali è stato fatto il molecolare, ma su un ammontare di credo 400-500 persone.